Torrita Web TV, sabato 19 marzo 2022, inauguriamo quest'anno 2022 il nostro primo servizio in assoluto con questa festa di San Giuseppe qui a Torrita. Ci troviamo nei locali del Belli e si è appena conclusa la celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Vescovo Manetti. E prima appunto c'è stato il corteo storico delle otto contrade, partito da Piazza Matteotti, che poi si è diretto per l'appunto in collegiata, nella collegiata dei Santi Costanzo e Martino, seguito questo corteo dall'inaugurazione e dalla presentazione dell'opera realizzata dal maestro qui presente Francesco Mori, e consacrata e dedicata appunto a San Giuseppe, custode del Redentore. Prima faccio parlare il nostro Don Andrea, che ho qui. Buonasera a tutti e grazie per il vostro servizio. È una giornata intensa che ha visto anche una intensa preparazione nella comunità, tante persone coinvolte, la Sagra San Giuseppe, tutti i parrocchiani, tutti, davvero, c'è un clima bello, si è respirato e si respira in questi giorni. E il festeggiato è San Giuseppe, che da sempre è veneratissimo a Torrita, tra l'altro la porta a sole è dedicata a lui, e poi la Sagra San Giuseppe ha questo grande protettore che è, come dice la preghiera di Leone XIII, il provvido custode della Divina Famiglia, e viene invocato perché protegga, custodisca l'eletta prole di Gesù Cristo che siamo noi. Mancava un'immagine raffigurante San Giuseppe nelle nostre chiese. Avevamo una statua in gesso piccolina di devozione, ma di poco valore, e quindi era necessario, direi, avere un'immagine bella che suscitasse la devozione, il fervore nei fedeli. E quindi mi sono rivolto al maestro, al pittore Francesco Mori, che conosco tra l'altro da una decina d'anni anche, e quando gli proposi, d'accordo con la Sagra San Giuseppe, con anche parrocchiani, gli proposi di realizzare questa opera, accettò volentieri, perché mi disse lui stesso: San Giuseppe è una figura così bella che deve essere riscoperta e tenuta davanti. E allora ringraziamo Dio per questo momento, il maestro Francesco Mori, la Sagra San Giuseppe e tutti, davvero tutti i parrocchiani, tutta la comunità che ha accompagnato la realizzazione di questo progetto. Sì, infatti noi ci eravamo proprio lasciati con il maestro Francesco Mori esattamente un anno fa, venerdì 19 marzo 2021. Come è stata la realizzazione di quest'opera? Beh, dal punto di vista tecnico è stata un'operazione tradizionale, cioè nel solco della tecnica delle grandi pari d'altare, un telo di lino applicato ad una grande tavola di legno dipinta ad olio, con tutti gli studi precedenti a disegno, pose dal vero, studi dei vari dettagli, dei panneggi, nella tradizione delle grandi botteghe toscane del Rinascimento. Dal punto di vista della realizzazione, delle emozioni, diciamo una partecipazione a questa figura che è un po' l'emblema della virilità e del lavoro, ma anche della regalità, cioè quindi San Giuseppe riassume tutto in sé. E poi ovviamente non l'ho fatto da solo, ma l'ho fatto come membro della Sacra Famiglia che protegge e guida verso la salvezza, e ci sono anche degli accenti drammatici nel quadro, da una parte con questo orizzonte affocato che possono essere, in cui si possono riversare tutti i mali dell'umanità, e la famiglia, la Sacra Famiglia in primis e la famiglia in secondis, è proprio questo mezzo con cui l'umanità salva se stessa e si avvicina a Dio. Quindi è stata una cosa veramente partecipata da me, e in un itinerario che si è sviluppato nel convento di San Francesco dove ho dipinto, e quindi in un ambiente, diciamo, protetto, fra virgolette, ed ispirante,
ed oggi lo consegno alla comunità di Torrica. E ringrazio anche Don Andrea, la Sacra San Giuseppe, perché hanno reso possibile questo nuovo mecenatismo e hanno fatto rivivere l'arte in un luogo che è meraviglioso come la Collegiata di San Martino. Certamente, qui con me c'è anche Yuri Cardini, che è presidente dell'Associazione Sacra San Giuseppe. E questo è un po' l'inizio, è stato il primo evento di quest'anno. Come sarà maggio 2022? Innanzitutto buonasera, maggio 2022 me lo auguro sicuramente bello, bello perché chi ben inizia è a metà dell'opera, no? Si dice, quindi se abbiamo iniziato con questa sera qua, che è stata una sera fantastica, il commento artistico l'ha ben detto il maestro Francesco, che ringraziamo per questa opera che io la posso solo commentare bellissima perché non sono un esperto e un critico d'arte. Il commento religioso ce l'ha detto Don Andrea, perché comunque si aveva bisogno, no? di forse di omaggiare ancora di più questa figura nel contesto torritese. Io porto la mia piccola voce da presidente dell'associazione, che è onorata, perché non capita tutti i giorni di avere un così alto riconoscimento da un punto di vista istituzionale e religioso, perché comunque far parte della nostra parrocchia centrale, insomma della nostra collegiata, un altare che è dedicato al santo ovviamente, ma al santo che rappresenta anche aspetti importanti per la nostra manifestazione, con anche il sigillo del nostro loco, è ovvio che per noi è un onore e sarà anche un onere, questo è chiaro, perché ci teniamo a sicuramente sempre in tutte le circostanze a ribadire la nostra vicinanza alla chiesa, alla parrocchia e alla comunità, insomma, in generale. Cercheremo sempre di fare tutto quello che è possibile per avvicinare e tenere unita la nostra comunità. Ecco. Io vi ringrazio a tutti e vi do l'appuntamento prossimo, il prossimo appuntamento per le taverne 21 e 22 maggio 2022 e poi per l'appuntamento con il giorno del Palio 29 maggio.